Gli incendi hanno devastato il verde dei boschi della Campania. La provincia di Salerno ha ricevuto da Legambiente la maglia nera con il primato negativo per le migliaia di ettari andati in fumo e soltanto dopo i drammatici fatti delle ultime settimane la regione Campania sta prendendo provvedimenti. In questi giorni sono state firmate le convenzioni con associazioni di volontariato ed altri enti che sono in prima linea per il lavoro di prevenzione, avvistamento incendi ed eventualmente di interventi. Come la Protezione Civile Papa Charlie di Pagani, che questa mattina, con il suo presidente Michele Pepe, ha siglato l'accordo di convenzione in merito al servizio antincendio boschivo. Meglio tardi che mai. Noi ci piace vedere, come dire, il bicchiere mezzo pieno, nel senso che ben venga che la Regione, dopo questo periodo di grossa emergenza, abbia deciso di convenzionarsi anche con le organizzazioni di volontariato che presidiano il territorio su tutta la Regione e quindi per dare manforte agli enti istituzionali nella lotta attiva agli incendi. Quindi, come dire, lungi da voler fare alcuna polemica, ben venga che magari, ecco, ci auspichiamo che il prossimo anno si discuta di antincendio boschivo magari a marzo, ad aprile, a maggio, ecco, non certamente ad agosto. E stamattina è iniziata la settimana di formazione e conoscenza delle nozioni basilari in ambito di protezione civile per 20 giovani ragazzi attraverso il campo scuola Anch'io sono protezione civile organizzato dalla Papa Charlie. 20 giovani che per 7 giorni vivranno da vicino l'esperienza di essere volontario con incontri sul territorio, con i rappresentanti delle forze dell'ordine, in particolare i vigili del fuoco, ma anche con escursioni esterne. Un campo scuola in cui i 20 ragazzi si alterneranno con attività ludiche ma anche teoriche e un pochettino più pratiche di protezione civile. Gli obiettivi di questa settimana non è quella di insegnare, tra virgolette, a diventare un volontario di protezione civile, ma solo quella di far vivere un'esperienza di convivenza, di instillare quei sentimenti di volontariato, di altruismo che caratterizzano appunto un volontario di protezione civile. Anche perché nei ragazzi spesso manca un pizzico di cultura al fare diciamo del bene al territorio e a preservarlo. Ecco, forse è lì che bisogna un attimo anche incentrare il lavoro da parte delle associazioni di volontariato. Certo, la partecipazione civica e attiva, insomma, è ancora un obiettivo da raggiungere, ancora questo obiettivo è abbastanza lontano, però noi nel nostro piccolo cerchiamo di coinvolgere quanto più possibile la comunità paganese, appunto perché appunto i giovani possano essere padroni del loro futuro e delle loro iniziative.